Buongiorno ragazzi, sono il vostro professore di italiano. Buongiorno prof. Buongiorno Pizzibut. Buongiorno. Bene ragazzi, oggi interrogo, c'è qualche volontario? Quella, colpo di scena, Pizzibutti? Bene. Ho studiato tutta la letteratura, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Sì, fermo, adesso sì, l'ho fatto, fino al 2000 sì, arriviamo. No, scusi, sì. Bene, bene. Sono Pizzibutti. Un po' emozionato perché è la prima volta che mi presento. Ecco, va bene. Ma però ho studiato 5 lotti di fila, prof. Benissimo, bene, ragazzi. Manzoni, Pascoli, Leopardi, sì, quello grazie, che vuole. Grazie, ho capito. Bene, ragazzi, oggi interrogo in religione. In religione? Sì. Interrogo in religione? Cazzo, è un mese che mi faccio un culo così, interrogo in religione. Stiamo toccando, interrogo in religione. Ma è fuori? Ma che è fuori? Prof, lei quando va nel deserto non deve fumarsi le palme. Chi? Lei quando va nel deserto non deve fumarsi le palme. Ma fissando sto deserto, ma non ci dobbiamo andare nel deserto. Ma non va nel deserto. Ma no, ma perché ho ostinato? No, non so perché, ma pensavo non so, proprio. Lei è ostinato, ostinata. Vabbè, comunque iniziamo, Pizzibutti. Allora, come lei ben sa, sì, il Signore ci ha messo 6 giorni per creare la terra. Questo te, sì. Sì, certo. Sì, già. Sì, già. Quanto? Sì, già. Quant'è che ci ha messo? Ci ha messo sì, già, 6 giorni. Quanto? Già, sì, 6 giorni. Ma se io ho i muratori in casa da 6 mesi per fare una stanza? Che c'entra? Che c'entra questo? Cosa c'entra? Ma non c'entra. Ma cosa c'entra? Beh, cerchiamo di essere un po' sì, più specifici. Mi parli della Bibbia, così proprio in sì, genere. La Bibbia, prof. Esatto, la Bibbia o il Corano? Ho chiesto la Bibbia. Perché a me piace molto anche il Corano. Non è che se meno... piace, io ho chiesto la Bibbia. Non vuole sapere il Corano, perché guarda che è importante il Corano. Sa il Corano? Vuole dire il Corano? Dica il Corano. Ok, dico il Corano. Dica il Corano. Corano o il Tao? Perché guardi che il Tao non è meno importante. Mi ha chiesto il Corano, adesso vuol dire Tao. Dico il Tao, dico il Tao. Dico il Tao, dico il Tao, dico il Tao. Tao lo shiatsu, perché anche lo shiatsu il professore fa bene. Facciamo il massaggio adesso, lo so, lo shiatsu. Siamo partiti dalla Bibbia, siamo arrivati a un massaggiatore. Guarda che lo shiatsu livella anche. Ma che livella? Livella la sua testa che è un po' livellata, perché lì dentro è vuota. Va bene, Pizzibutti, Pizzibutti, vedi avanti, vedi avanti. Prof, a me lei spaventa, quando fa così mi spaventa, anche la mia mamma da casa si spaventa. Allora, Pizzibutti, non lo sa? Non lo sa. Allora le darò una mano io, va bene? Mi dica quali delle frasi riportate nei testi sacri sono usate nel linguaggio comune degli italiani e poi le analizza. Non mi potrebbe dare una dritta? Una dritta, non lo so, un aiuto. Un aiutino. Esempio, una conosciuta è il Signore e il mio pastore. Ah, è molto bella, sì, adesso ho capito, ecco, Signore e il mio pastore. Poi c'è l'altra che beati gli ultimi che saranno i primi. Che è quella degli interisti, prof. Che c'entra? Ah no, c'entra, pensavo che... No, che c'entra? Poi c'è una che porgi l'altra guancia. Ah, è splendido, ho visto anche il film, prof. Sì, sì, sì. Oh. Sì. Pizzibutti, sì, sì. Vede avanti! Sì, prof, però... Vede avanti! Vede avanti! Sì, che... ce n'è una molto bella che mi sovviene adesso, sì, prof. Se non sai che pesci pigliare, vai a caccia. Eh? No. Ok, dai. Ma non ho mai sentita questa, mai sentita, fa sì. Ama il prossimo tuo come te stesso, purché sia bella dell'altro sesso. No, il finale non ho mai sentito, no, scusi. Sembra... L'inizio giusto, finale sembra sbagliato. Quindi. L'erba del vicino se la sono fumata tutta. A chi? No. A cosa? Non è così. Ma non è così, no. Allora fa lo scrittore. Scusi, ero convinto. No, lei non deve fare lo scrittore, hai capito? Perché il Signore non si dimentica di chi si comporta male. Sì. Ma certo, non si dimentica. Cos'è che fa? Non si... Sì, già. Cos'è che non si? Non si dimentica. Già, certo, sì, non si dimentica. Non si dimentica. Ma sei biblico. Ma cosa è biblico? Non è il Signore che ha detto, Lazzaro, alzati e cammina. Sì, sì. E allora? E allora poteva dire, Lazzaro, alzati e cammina, ma quando vuoi fermati, Lazzaro. Cazzo, questo 2000 anni che gioco non ti dirà. Ti butti? Sì. Vado a posto, 4, dai, forza, a posto, 4. Vado? Sì, se ne vado però a posto. Io vado, ma la classe si chiede, è vero che a lei piace Milano d'agosto? Sì. È vero? Tantissimo. Abbiamo indovinato? Ma come fa a sapere? Come fate? Perché abbiamo supposto, perché Milano d'agosto è un deserto. Pizzibutti, vada via, vada via, vada via.